un'area speciale tipo finale del mondo. Lunghezza del percorso metri 300, velocità 350 metri al minuto, tempo massimo 52 secondi, tempo limite 104 secondi. Girardoni. Ha inizio il Gran Premio Trofeo Renault 25, Winners Cup 1989. Per il primo turno è in campo Gianluca Palmizzi su Sugar Candy. Candy, percorso netto. Per il primo turno è in campo il secondo concorrente, Duccio Bartalucci su Lorenzo.
concorrente Roberto Ariotti con il proprio cavallo Lumpiana Dragon Bridge. Termina il primo turno il quarto concorrente Stefano Carli con il proprio cavallo Maradona II. Penalità 0. È in campo il primo concorrente Duccio Bartalucci su Sugar Candy. Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi. Thank you.
Sono scaduti i 3 minuti. Il concorrente ha ancora a disposizione 2 minuti per effettuare 2 salti di prova. Sono scaduti i 2 minuti, il concorrente entra in campo per iniziare il suo percorso. Penalità 4. Per il secondo turno entra il secondo concorrente Roberto Arioldi su Lorenzo, cavallo di Duccio Bartalucci. Thank you.
Il concorrente entra in campo gara per effettuare il suo percorso. Il terzo concorrente del secondo turno è Stefano Carli su Loro Piana Lagambridge, cavallo di Roberto Arioldi.
Il concorrente inizia il suo percorso. Cavallo di Stefano Carli per l'ingresso in campo per i 3 minuti di lavoro. Luca Palmizzi su Maradona II per effettuare i suoi 3 minuti di lavoro in piano, il riscaldamento del cavallo che non conosce. Grazie.
Luca Palmezzi ha ora a disposizione 2 minuti per fare 2 salti di prova prima di iniziare il suo percorso. Gianluca Palmizzi, 4º concorrente del 2º turno, su Maradona 2º, inizia il suo percorso. Maradona 2º, penalità 0. Adesso è il turno di Roberto Arioldi, che monterà Sugar Candy, cavallo di Luca Palmizzi. Utilizzerà i suoi 3 minuti di lavoro in piano per il riscaldo del cavallo. Roberto Arioldi utilizza ora i suoi 2 minuti per effettuare 2 salti di prova.
Per il terzo turno è in campo il primo concorrente Roberto Arioldi su Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi. Sugar Candy, penalità 4. Entra ora Stefano Carli su Lorenzo, cavallo di Duccio Bartolucci, per i 3 minuti di riscaldo del cavallo. Stefano Carli ha ora terminato il suo lavoro in piano e utilizza i 2 minuti per la prova dei 2 ostacoli. Inizia il suo terzo turno Stefano Carli su Lorenzo. Lorenzo, cavallo di Duccio Bartolucci.
Lorenzo, penalità 4. È ora il turno di Gianluca Palmizzi su Loro Piana. Di Roberto Arioldi. Entra nel campo per effettuare i suoi 3 minuti di lavoro in piano. Ecco Gianluca Palmizzi su Loro Piana alla Gambrigi. In campo il terzo concorrente del terzo turno, Gianluca Palmizzi su Loro Piana alla Gambrigi, cavallo di Roberto Arioldi. Gambrigi, penalità 0.
quando tutto in esterno il suo padrone di controllo, io sono un tocca ora a Duccio Bartalucci sul cavallo Maradona di Stefano Carli. Dare i suoi 3 minuti di riscaldo del cavallo, Duccio Bartalucci sul cavallo Maradona di Stefano Carli. Il passo romano, Duccio Bartalucci ha ora a disposizione i 2 minuti per i 2 salti di prova. Oh.
Inizia il percorso il quarto concorrente del terzo turno, Duccio Bartalucci su Maradona II, cavallo di Stefano Carli. Maradona II, penalità 12. Per il quarto ed ultimo turno si prepara ora Stefano Carli su Sugar, cavallo di Gianluca Palmizzi. Tra qualche istante entrerà per utilizzare i suoi 3 minuti a disposizione per il riscaldo del cavallo. Diamo la classifica provvisoria dopo il terzo turno. Primo Luca Palmizzi con 0 penalità. Secondo Stefano Carli con 4 penalità. Terzo Roberto Ariolti con 8. Quarto Duccio Bartalucci con 16 penalità. Stefano Carli effettua ora i 2 salti di prova. Primo concorrente del quarto ed ultimo turno, Stefano Carli su Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi. Stefano Carli ha totalizzato nei primi 3 percorsi penalità 4.
Junior Candy, penalità 20. Stefano Carli totalizza 24 penalità. È ora il turno di Gianluca Palmizzi su Lorenzo, cavallo di Duccio Bartolucci. Luca Palmizzi utilizza ora i 2 minuti a disposizione per effettuare i 2 salti di prova. Secondo concorrente del quarto ed ultimo turno, Gianluca Palmizzi su Lorenzo. Lorenzo cavallo di Duccio Bartolucci. Gianluca Palmizzi ha totalizzato dopo i primi 3 percorsi 0 penalità. Thank you.
4 ha totalizzato 4 penalità. È ora il turno di Duccio Battalucci su Loro Piana La Gambrige di Roberto Arioli. Battalucci ha ora a disposizione 2 minuti per i 2 salti di prova. Terzo concorrente del quarto turno, Duccio Battalucci su Loro Piana La Gambrige, cavallo di Roberto Arioldi. Duccio Battalucci ha totalizzato nei primi 3 percorsi 16 penalità.
penalità 0. Duccio Bartalucci termina le sue 4 prove con 16 penalità. È ora il turno dell'ultimo concorrente, Roberto Arioldi, su Maradona II. Roberto Arioldi sta utilizzando i suoi 3 minuti di riscaldo del cavallo. Roberto Arioldi effettua ora i 2 salti di prova nei suoi 2 minuti a disposizione. Inizia il suo percorso il quarto concorrente del quarto ed ultimo turno, Roberto Arioldi su Maradona II, cavallo di Stefano Carli. Roberto Arioldi ha totalizzato nei primi 3 percorsi 8 penalità.
30-0. Roberto Arioldi ha totalizzato, dopo i suoi 4 turni, 8 penalità. Diamo la classifica. Vince il Gran Premio Trofeo Renault 25 Winners Cup 1989 Gianluca Palmizzi, che ha totalizzato 4 penalità nei 4 percorsi. Secondo classificato, Roberto Arioldi, con 8 penalità. Terzo classificato, Duccio Bartalucci, con 16 penalità. Quarto, Stefano Carli, con 24 penalità. I concorrenti chiamati in campo a cavallo per la premiazione. 9. Al vincitore del trofeo, Gianluca Palmizzi, Stai Argento, Coccarda, targa scuderia, offerti dall'Ente Fieri di Verona. Consegna il premio Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Al secondo classificato, Roberto Arioldi, Stai Argento, Coccarda, targa scuderia, offerti dall'Ente Fiere di Verona. Consegna il premio Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Al terzo classificato, Duccio Bartalucci, Stai Argento, Coccarda, targa scuderia, offerti dall'Ente Fiere di Verona. Consegna il premio il signor Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Al quarto classificato, Stefano Carli, Staio in Argento, Coccarda, targa scuderia, offerti dall'Ente Fiere di Verona. Consegna il premio Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Viene ora consegnata una corona d'alloro al cavallo Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi. Inoltre a Gianluca Palmizzi, vincitore del Gran Premio Trofeo Renault 25 Winners Cup 1989, Trofeo Renault e chiavi dell'automobile Renault 25, che vengono consegnati dal dottor Antonio Ghini, direttore Renault Italia. Thank you.
lì Danilo. A Michel Robert del team Renault, il dottor Antonio Ghini consegna un trofeo Renault ringraziandolo per la sua presenza a questa manifestazione. Attenzione, sono invitati in campo a piedi il cavalier Mauro Azzeri, l'amazzone Federica Bignotti, il cavalier Gianni Govoni, il cavalier... Ultima, entrambe le formazioni sono state promosse quest'anno. L'anno scorso la Roller vinse il campionato di Serie B davanti all'Hockey Club Salerno, ma poi una indovinata politica di rafforzamento ha consentito alla squadra sopravvivere. Io avevo da queste parti un gruppo con cui ora preparando
Luca Palmizzi su Maradona secondo, cavallo di Stefano Carli per l'ingresso in campo per i 3 minuti di lavoro. Luca Palmizzi su Maradona secondo per effettuare i suoi 3 minuti di lavoro in piano, un riscaldamento del cavallo che non conosce. Luca Palmizzi ha ora a disposizione 2 minuti per fare 2 salti di prova prima di iniziare il suo percorso. Gianluca Palmizzi, quarto concorrente del secondo turno, su Maradona secondo, inizia il suo percorso.
Maradona secondo, penalità zero. Adesso è il turno di Roberto Arioldi che monterà Sugar Candy, cavallo di Luca Palmizzi. Utilizzerà i suoi 3 minuti di lavoro in piano per il riscaldo del cavallo. Roberto Arioldi utilizza ora i suoi 2 minuti per effettuare i 2 salti di prova. Per il terzo turno è in campo il primo concorrente Roberto Arioldi su Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi.
Sugar Candy, penalità 4. Entra ora Stefano Carli su Lorenzo, cavallo di Duccio Bartalucci, per i 3 minuti di riscaldo del cavallo. Stefano Carli ha ora terminato il suo lavoro in piano e utilizza i 2 minuti per la prova dei 2 ostacoli. Inizia il suo terzo turno Stefano Carli su Lorenzo. Lorenzo, cavallo di Duccio Bartalucci. Lorenzo, penalità 4.
È ora il turno di Gianluca Palmizzi su Loro Piana. Di Roberto Arioldi. Entra nel campo per effettuare i suoi 3 minuti di lavoro in piano. Ecco Gianluca Palmizzi sul loro piano alla Gambrigi. In campo il terzo concorrente del terzo turno, Gianluca Palmizzi su Loro Piana alla Gambrigi, cavallo di Roberto Arioldi. Gambrigi, penalità 0. Eleonora!
Tocca ora a Duccio Bartalucci sul cavallo Maradona di Stefano Carli. Dare sui 3 minuti di riscaldo del cavallo, Duccio Bartalucci sul cavallo Maradona di Stefano Carli. Al passo romano. Duccio Bartalucci ha ora a disposizione i 2 minuti per i 2 salti di prova. Oh.
Inizia il percorso il quarto concorrente del terzo turno, Duccio Bartalucci su Maradona II, cavallo di Stefano Carli. Maradona secondo, penalità 12. Per il quarto ed ultimo turno si prepara ora Stefano Carli su Sugar, cavallo di Gianluca Palmizzi. Tra qualche istante entrerà per utilizzare i suoi 3 minuti a disposizione per il riscaldo del cavallo. Diamo la classifica provvisoria dopo il terzo turno. Primo Luca Palmizzi con 0 penalità. Secondo Stefano Carli con 4 penalità. Terzo Roberto Ariolti con 8. Quarto Duccio Bartalucci con 16 penalità. Stefano Carli effettua ora i 2 salti di prova. Primo concorrente del quarto ed ultimo turno, Stefano Carli su Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi. Stefano Carli ha totalizzato nei primi 3 percorsi penalità 4.
Sugar Candy, penalità 20. Stefano Carli totalizza 24 penalità. E ora il turno di Gianluca Palmizzi su Lorenzo, cavallo di Duccio Partanucci. Luca Palmizzi utilizza ora i 2 minuti a disposizione per effettuare i 2 salti di prova. Secondo concorrente del quarto ed ultimo turno, Gianluca Palmizzi su Lorenzo. Lorenzo cavallo di Duccio Bartalucci. Gianluca Palmizzi ha totalizzato dopo i primi 3 percorsi 0 penalità.
penalità 4, ha totalizzato 4 penalità. È ora il turno di Duccio Bartalucci su Loro Piana La Gambrige di Roberto Arioli. Bartalucci ha ora a disposizione 2 minuti per i 2 salti di prova. Terzo concorrente del quarto turno, Duccio Bartalucci su Loro Piana La Gambrige, cavallo di Roberto Arioldi. Duccio Bartalucci ha totalizzato nei primi 3 percorsi 16 penalità.
pomeriggio e penalità zero. Duccio Bartalucci termina le sue 4 prove con 16 penalità. E ora il turno dell'ultimo concorrente, Roberto Arioldi, su Maradona Secondo. Roberto Arioldi sta utilizzando i suoi 3 minuti di riscaldo del cavallo. Roberto Arioldi effettua ora i 2 salti di prova nei suoi 2 minuti a disposizione. Inizia il suo percorso il 4º concorrente del 4º ed ultimo turno, Roberto Arioldi su Maradona Secondo, cavallo di Stefano Carli. Roberto Arioldi ha totalizzato nei primi 3 percorsi 8 penalità.
segnato penalità 0. Roberto Arioldi ha totalizzato, dopo i suoi 4 turni, 8 penalità. Diamo la classifica. Vince il Gran Premio Trofeo Renault 25 Winners Cup 1989 Gianluca Palmizzi, che ha totalizzato 4 penalità nei 4 percorsi. Secondo classificato, Roberto Arioldi, con 8 penalità. Terzo classificato, Duccio Bartalucci, con 16 penalità. Quarto, Stefano Carli, con 24 penalità. I concorrenti chiamati in campo a cavallo per la premiazione. 9. Al vincitore del trofeo, Gianluca Palmizzi, Staio Argento, Coccarda, Targa Scuderia, offerti dall'Ente Fieri di Verona. Consegna il premio Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Al secondo classificato, Roberto Arioldi, Staio Argento, Coccarda, Targa Scuderia, offerti dall'Ente Fiere di Verona. Consegna il premio Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Al terzo classificato, Duccio Bartalucci, Staio Argento, Coccarda, Targa Scuderia, offerti dall'Ente Fiere di Verona. Consegna il premio il signor Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Al quarto classificato, Stefano Carli, Staio in Argento, Coccarda, Targa Scuderia, offerti dall'Ente Fiere di Verona. Consegna il premio Sergio Masiero, segretario generale dell'Ente Fiera. Viene ora consegnata una corona d'alloro al cavallo Sugar Candy, cavallo di Gianluca Palmizzi. Inoltre a Gianluca Palmizzi, vincitore del Gran Premio Trofeo Renault 25 Winners Cup 1989, Trofeo Renault e chiavi dell'automobile Renault 25, che vengono consegnati dal dottor Antonio Ghini, direttore Renault Italia. Thank you.
Danilo. A Michel Robert del team Renault, il dottor Antonio Ghini consegna un trofeo Renault ringraziandolo per la sua presenza a questa manifestazione. Attenzione, sono invitati in campo a piedi il cavalier Mauro Azzeri, l'amazzone Federica Bignotti, il cavalier Gianni Govoni, il cavalier...